tre soldi ha tentato di opporsi, il pallone schizzato via, ultimo tocco ad opera di Lautaro Martinez, 49-49, si arriverà salvo ulteriori recuperi al minuto numero 51 per via dei 6 minuti assegnati inizialmente proprio dal direttore di gara. Ricordiamo c'è stato anche l'infortunio ad Acerbi nell'extra time, il lungo rinvio ancora una volta tanto per cambiare ad opera di Consigli, il pallone giocato di testa da Frattesi, prova Tolian a portargli via il pallone, tocca però per ultimo e quindi la rimessa in gioco sarà effettuata proprio dai calciatori dell'Inter. Carlos Augusto, che osserva a disposizione dei compagni, prova a farsi vedere Klassen, preferisce però il tocco per Sanchez, va a vuoto il tentativo del cileno, poi c'è un lancio in profondità, non scatta De Frel sul tentativo di incursione ad opera di Castillejo, il pallone giunge dalle parti di Sommer, non ci sono avversari con la maglia bianca, 50 e 35, lungo lancio di Sommer a cercare Acerbi, ormai centravanti aggiunto, tentativo sul settore destro di Barella che ha attenzione, il... Attenzione scaramuzzino finale dall'Olimpico, Lazio batte Torino 2-0, a te. Grazie Massimo Barchesi, qui tentativo di cross, chiude bene però la difesa del Sassuolo con Barella che ci prova di testa, Pedersen tocca per ultimo, allontana il pallone, sarebbero trascorsi 6 minuti di recupero con l'arbitro che dà il triplice segnale di chiusura, il Sassuolo viola San Siro, batte l'Inter per 2-1, si rimischiano le carte in vetta alla classifica. Linea allo studio centrale. Andiamo subito con i commenti, dunque cominciamo proprio da questa vittoria a sorpresa del Sassuolo in casa della capolista, Scaramuzzino. Diciamo pure che il Sassuolo con un grande secondo tempo è riuscito a capovolgere la situazione, si parla di classifica riaperta, classifica più corta indubbiamente alla luce del mancato movimento dell'Inter, superata proprio la formazione nero-verde dai successi del Milan a Cagliari, della Juventus ieri contro il Lecce. La tradizione, seppur recente, delle sfide al Meazza parla ora a favore degli emiliani, 11 partite in totale in Serie A, 5 successi del Sassuolo, 4 dell'Inter, 2 pareggi. Il Sassuolo, e non è la prima volta, specie da quando è guidato da Dionisi, si conferma mazzagrandi infliggendo alla formazione di Inzaghi il primo stop in campionato, la successione delle reti al 46esimo del primo tempo, Dumfries nella ripresa, al 9° il gol di Berami su suggerimento di Berardi e poi al 18esimo la vera e propria perla di Berardi, un sinistro a giro che ha consentito al Sassuolo di superare dopo la Juventus anche l'Inter. Assistenza tecnica di Daniele Bulgarini e Antonio Topolino, il finale da San Siro, Inter 1, Sassuolo 2, studio centrale. E poi c'è il Napoli che travolge l'Udinese ritrovando probabilmente la serenità. Daniele Fortuna. Sì, almeno per il momento, aspettando però altre prove, il Lecce sabato, poi il Real Madrid martedì prossimo qui al Maradona, però viste le premesse una gran serata e soprattutto bel calcio, ritmo per il Napoli protagonista, l'Udinese non ha mai impensierito la squadra di Garcia, di Zielinski, il gol nell'1-0 in apertura sul calcio di rigore, Kvaratskhelia mattatore assoluto perché è stato lui a procurarsi il rigore, poi Osimhen alla fine del primo tempo per il 2-0, Osimhen acclamato dai tifosi che invece hanno riservato all'inizio qualche fischio per Rudy Garcia, nella ripresa la caccia alla gol di Kvaratskhelia, non segnava da 192 giorni, prima due pali, poi la rete dopo aver rubato il pallone in pressing a Biol, Samardžić, grande slalom, ha portato l'Udinese sulla 3-1, è stato però un gol illusorio, subito Simeone ha riportato il Napoli con 3 gol di vantaggio, sempre su assist di Kvaratskhelia, ha chiuso così la partita, 4-1 per il Napoli sull'Udinese, assistenza tecnica di Danilo Datri e Andrea Cioffi, linea allo studio. 3 punti d'oro anche per la Lazio che supera all'Olimpico il Torino, Massimo Barchesi. Ed è la prima vittoria della Lazio allo Stadio Olimpico in questa stagione, doveva ripartire e lo ha fatto pur non brillando la formazione di Maurizio Sarri, 2-0 al Torino, le reti nella ripresa, l'11esimo di Vesino, alla mezz'ora di Zaccagni, una Lazio che ha tirato per 3 volte in porta, 2 i gol, quindi una percentuale realizzativa molto alta, decisivo in entrambe le segnature Felipe Anderson,
Henderson che in occasione del gol del vantaggio ha chiuso il triangolo con Lazzari. Lazzari che ha messo al volo un pallone all'interno dell'area di rigore, sempre al volo Vesino, ottimo l'inserimento dell'uruguaggio, ha piazzato il pallone di piatto destro alla destra di Vanja Milinkovic e Savic. Poi alla mezz'ora il raddoppio della Lazio con l'assist di Felipe Anderson per Zaccagni, che si è presentato solo davanti a Milinkovic, lo ha trafitto con un piatto destro sul secondo palo. Un infortunio a